Una vera e propria festa all'insegna della cultura è stata la cerimonia conclusiva della terza edizione del premio letterario Castelfiorentino. A dare lustro alla serata, svoltasi al ridotto del Teatro del Popolo, c'era anche il maestro Mario Luzzi, uno dei più grandi poeti contemporanei che il comune di Castelfiorentino ha voluto omaggiare con un premio speciale alla carriera. E più che altro è così, un segno della... come dire, della cordialità, dell'opinione dei miei concittadini, specialmente toscani, con una persona che ha parecchi anni di lavoro alle spalle, insomma, quindi il fatto che si mantenga un rapporto, è un rapporto così anche festoso, come mi pare di aver visto che stasera si profila, è bello, insomma, è una cosa che rallegra, anche se probabilmente tutto questo appartiene più alla cronaca, no? Che della letteraria, che ha bisogno un po' di questi eventi. Qual è il periodo che lei ricorda volentieri della sua attività così variamente articolata? Il periodo più bello, più... ma non saprei neanche dire. Io ricordo certi momenti di emozione, di tensione, molto vibrante, e quindi magari ecco, questi momenti emergono nella memoria. So, per esempio, quando scrivevo Quaderno Gotico subito dopo la guerra, uscito dal tormento della guerra. Ma chi ama scrivere, lei quali consigli darebbe? Imparare bene la lingua, cioè impossessarsi della lingua. Non dico solo del vocabolario, ma insomma dei nessi che ci sono profondi tra le cose e le parole, e che ognuna delle quali poi contiene anche una storia di quel rapporto stesso.